Buongiorno, sono in giro per il paese, non voglio urlare perché sono le 9 del mattino, sono in giro a piedi, ma con un maglione perché fa freddissimo. Stamattina quando mi sono alzata c'erano tipo 6 o 5 gradi, una cosa incredibile. E niente, ho deciso di mettermi a camminare un pochettino e sto andando in realtà all'edicola per vedere se è arrivato il giornale, devo prendere il sole 24 ore. Però ho deciso di venire a piedi, che è stata forse un'idea sbagliata visto il tempo, perché ieri sera probabilmente non ho digerito dopo tutte le cose che ho mangiato e stamattina mi sono svegliata con proprio il peso qua. È una delle prime mattine in assoluto in cui mi sveglio e non ho voglia di fare colazione, ma tipo già solo l'idea di fare un pochettino di colazione e comunque di mangiare qualsiasi cosa mi faceva venire la nausea. Ho mangiato troppo, ho mangiato tutta la raclette, poi ho mangiato l'antipastino, poi mangia due affettati, poi mangio i pasticcini e alla fine. Poi è vero, la sera sono uscita, sono arrivata a casa di amici, ho mangiato anche la torta, in più un po' anche l'allergia che mi ha rintontita e così stamattina mi sono svegliata che non avevo voglia di far colazione, è una cosa che non mi succede praticamente mai. Comunque adesso vado a vedere che sia aperta l'edicola perché non sono convinta che la domenica mattina qui si è aperta. Per fortuna l'edicola barra tabacchino è aperta. Meno male, sennò dopo tutta questa strada ci mancava solo che trovavo chiuso. Ok, per fortuna ho trovato il giornale, solo che mi hanno fatto pagare 2,50 euro perché praticamente ha dentro un inserto che neanche volevo, ecco che mi è già caduto, infatti. E si chiama Irene Nemirovsky Il ballo, quindi racconti d'autore, ma non so perché mi hanno obbligata a prenderlo, a me andava benissimo solo il giornale. Per fortuna sono riuscita a trovare il giornale, sono contenta, meno male. In ogni caso, tanto adesso dovrò lo stesso andare ad Aosta perché devo passare al Carrefour. In realtà volevo limitare al minimo, aspettate che faccio pausa un attimo perché questa salita mi sta devastando. Sicuramente tra 10 minuti avrò di nuovo voglia di far colazione. Comunque volevo limitare al minimo i miei viaggi in macchina, perché la macchina si è rovinata questa settimana, quindi mi ha dato dei problemi assurdi e ho dovuto praticamente portarla dal meccanico. In realtà ho scoperto che si sono rotti, anzi si è rotto l'iniettore del GPL, quindi dovranno sostituirmelo, ma non aveva i pezzi in casa. È successo veramente di tutto questa settimana, infatti, oh mamma, non riesco a fare neanche 100 metri che sto male dal fiatone. Comunque questa settimana voglio assolutamente, infatti, accendere la videocamera almeno una volta al giorno e fare una sorta di mashup dei vlog, di piccoli pezzettini di vlog girati cioè ogni giorno della settimana. Perché ogni volta che non vlogo, quindi durante tutta la settimana, succede sempre qualcosa. E poi una volta che arriviamo alla domenica non mi ricordo mai di raccontarvelo. Quindi secondo me può essere un'idea carina quella di comunque di accendere la videocamera ogni giorno e mettervi piccole pillole delle mie giornate tutte insieme e pubblicarlo a fine settimana. Macchina recuperata, adesso aspettiamo come al solito che si chiuda il garage. Sì, è quasi chiuso. Questa passeggiatina devo dire che mi è piaciuta, devo farla più spesso la domenica mattina. Solo che di solito non ho da comprare il giornale, oggi mi serviva proprio perché devo vedere delle cose di lavoro. Dopo quando torniamo a casa vi racconto. E mi serviva proprio il sole 24 ore perché sono cose economiche che devo sapere. Comunque, in ogni caso, adesso appunto voglio salire ad Aosta per passare un secondino al Carrefour e passare da Jysk, perché in tantissime mi avete scritto che ci sono gli sconti di mezza stagione. Quindi magari riusciamo finalmente a trovare i divanetti per gli esterni. Se sono in sconto, vi giuro che li prendo, perché non mi ricapita più se non a fine estate di trovare degli sconti. Quindi dobbiamo assolutamente andarci. Devo assolutamente andarci questa mattina perché poi questo pomeriggio dalle 4 e mezza alle 5 massimo ho quella mezz'ora per essere ad Aosta e iniziare a lavorare. Prendo servizio alle 5 un quarto, 5 e mezza, ma io ho sempre l'ansia, devo arrivare prima. Anche perché voglio farvi dare un'occhiata nel salone del libro e appunto sono lì a lavorare come ormai vi dico da settimane. Non capisco questo tempo, nel senso che un attimo prima fa freddo e devi tenere la felpa, un attimo dopo fa caldo
Esce il sole e devi toglierla. Adesso sto senza direttamente, mi ammalerò, ma pazienza. Comunque sono arrivata da Jaisk, adesso vediamo cosa riesco a trovare per il giardino. Cioè, questo è bellissimo, ma 666 euro è troppo. Poi ci sono tutti i tavoli. Che belle queste candele, ogni volta le guardo e non mi decido mai a prenderle. Sì, sicuramente un po' di sconti ci sono, eccetera, però non così tanto da potermi permettere 666 euro di tavolino per il giardino, cioè mi sembra un po' troppo. A questo punto proviamo a riguardare da Carrefour. Devo assolutamente fermarmi anche alla biobottega, stavo già pensando di tornare a casa, invece no, perché devo prendere la crema mani, quella della Planters, sapete la cremina, quella tonda, non mi ricordo, Natural e Young, perché ho finito tutte le creme mani e tra tutte quelle che ho provato quella è sempre rimasta la mia preferita. Tra l'altro qui alla biobottega hanno messo delle cose carinissime anche per la casa o comunque per l'arredamento, per gli esterni, eccetera. Il problema è che hanno dei prezzi allucinanti, cioè io mi rifiuto di spendere quello che costano le cose qui, anche perché piuttosto vado a Chamonix da Cocktail Scandinavo e le compro là. Però sì, meritano almeno da vedere, nel senso che sono proprio tanto carine, tanto shabby. Infatti l'altro giorno non mi ricordo più, ma volevo riprendermi la vetrina perché era qualcosa di spettacolare. No, invece adesso l'hanno cambiata, non ci sono più le cose shabby dell'altro giorno. Che peccato. Speravo almeno qui di trovare l'acqua Voss, quella lunga per fare le acque detox, però non c'è neanche qua. No, vabbè, queste scatolette sono qualcosa di stupendo. Tipo libri, io ne voglio prendere una. Cioè, in realtà le vorrei tutte. No, vabbè, sono eccitatissima e super contenta di darvi questa notizia. Per tutte le ragazze di Aosta, sappiate che da Peraga si trovano alcune cose di Lavera, cioè la marca che io solitamente vado a comprare in Svizzera perché qui in Italia non è reperibile, quella bio di cui vi parlo da sempre. E vi faccio vedere cosa ho preso. Questa qui, che è una crema per il corpo, anzi un latte corpo al cocco, macera di tantissime profumazioni e fatta in tantissimi modi diversi. Quindi avevo finito la mia di Vivi Verde e la sostituirò con questa. Poi ho preso, qui il deodorante di Lavera, questo è al cetriolo. Ho sempre sentito parlare bene dei deodoranti di Lavera, io avevo quello al miele e devo dire che mi era piaciuto molto, però poi mi era scomodo andare in Svizzera a ricomprarlo. E poi ho preso due cremine della Planters, questa qui aveva su tutti i gufetti e questa invece aveva la chiave, fatta alla chiave, poi il lucchetto a forma di cuore. Ed è la Natural & Young, crema riparatrice, quella che uso da anni e ha sempre l'aloe al primo posto da quando l'hanno riformulata. Questa è super super idratante, la tengo sia nel cassetto questa e quest'altra invece me la metterò in borsa. Adesso in ogni caso faccio ancora un saltino al Carrefour a prendere le pappucce per i gatti e mi mancano i dischetti struccanti. Ah no, devo comprare anche lo struccante bifasico, l'avevo detto ieri. Ecco, compro quelle tre cose e poi corro a casa che mi preparo qualcosa da mangiare perché sennò finisce che non mi riposo neanche oggi. Niente, la mia pancia continua a fare capricci, non so perché, non è che mi sono presa l'influenza intestinale proprio questa settimana che devo fare tutte queste mille cose, ho turni praticamente tutte le sere e se non sono di turno di sera sono di turno di pomeriggio, quindi cioè se me la sono presa questa settimana è proprio sfortuna, mi sa che alla fine mi faccio semplicemente del riso in bianco, così vediamo se si sistema la cosa e per stasera magari mi viene fame. Stamattina alla fine ho comprato il giornale con tanto di inserto inutile perché avevo bisogno di leggere un articolo di una cosa dell'IVA. Non starò ad annoiarvi spiegandovi questa cosa, però io lavoro, mi occupo anche di IVA. E ieri a pranzo ho sentito al telegiornale, ma proprio di sfuggita, praticamente ho acceso che ormai avevano già detto la notizia, che hanno bocciato la nuova riforma che appunto il governo aveva proposto. In Europa è stata bocciata. È una cosa che riguarda reverse charge, eccetera, che non, appunto non starò ad annoiarvi dicendola, cioè spiegandovela, anche perché devo ancora capire bene io effettivamente, cioè io ho capito cosa devo fare, ma non saprei spiegare bene il motivo per cui l'hanno fatta. Quindi
Quindi se l'hanno bocciata volevo ritagliarmi l'articolo e andare poi a chiedere al mio referente che cosa bisogna fare in questo caso, perché tra le mille cose di cui mi occupo a lavoro mi occupo anche dei registri IVA. Devo mettermi qui fuori un pochettino a riposarmi sulla sdraio, ma mi sa che non è il caso, non fa più freddo, come stamattina. Però non stando troppo bene ho anche una brutta cera, prima mi guardavo allo specchio, mamma mia. Quindi forse non è proprio il caso, meglio il letto così almeno nel caso sto al caldo. Non c'è neanche vento, rispetto a ieri è top la temperatura, però non mi fido troppo. Questa mi sembra la posizione e la soluzione più consona da tenere fino a quando non saranno le 4 e mi dovrò, no, anzi, 3 e mezza mi conviene iniziare a prepararmi e dovrò farmi una doccia, sistemarmi in modo da sembrare un umano e non una persona mezza malaticcia. Che sfortuna incredibile! Già ieri volevo raccontarvi sta cosa, poi mi sono dimenticata, perché è una cosa che è emersa su Periscope, però so che in tante purtroppo non avete Periscope perché è solo per i dispositivi Apple. E in realtà volevo proprio spiegarvelo, cioè avevo già pensato di spiegarvelo perché è una cosa molto personale e molto mia, delicata, però credo che ci sia modo e modo di dire le cose, quindi posso farcela. In sostanza sì. Dopo Francesco mi sono comunque rinnamorata e perché me lo chiedete sempre. Sono innamorata in questo momento sì, però non è la situazione più idilliaca del mondo, nel senso che non so bene come spiegarvelo. Ovviamente non sapete di chi, ma perché non è mai apparso nei miei vlog e soprattutto non è mai stato coinvolto nella mia routine di YouTube. Anche perché non è una persona che è innamorata di me, sono io che sono innamorata di questa persona. E non voglio accontentarmi comunque, non è che dico ok, non è innamorato di me e quindi lascio perdere e cerco qualcun altro di cui innamorarmi. Siccome penso che allo stato attuale sia l'unica persona di cui cioè l'unica persona per cui rinuncerei a tutte le libertà e a tutta la mia routine e alle mie cose che mi sono costruita, non ho intenzione, cioè non ho intenzione di farne una malattia, ma neanche di lasciar perdere e cercare qualcun altro di cui innamorarmi per forza. Perché vedo che spesso c'è un po' la tendenza a volermi accoppiare a tutti i costi, ma io non sento il bisogno di avere nessuno accanto se non appunto questa persona. E visto che per ora o comunque magari mai sarà al mio fianco, allo stato attuale è l'unica per cui rinuncerei o comunque cambierei il mio stile di vita che a me piace tantissimo e la mia routine e la mia tranquillità, sarebbe l'unica persona in grado comunque di sconvolgermela. Perciò, se non riesco a stare con lui, non voglio per forza dovermi fidanzare, non voglio per forza dovermi innamorare di qualcun altro. Cioè, ci tenevo a dirlo perché leggo spesso che mi viene detto vorremmo vederti con qualcuno, vorremmo che tu. Lo so che è una cosa che dite perché lo dite per me, ma in realtà veramente io non ho bisogno di nessuno, cioè io sto proprio bene così e probabilmente farei molta fatica se dovessi autoimpormi per forza di stare con qualcuno. O dovessi a tutti i costi volere una persona che non amo. Amo questa persona, non ama me, va bene, ci sta, sono una abbastanza determinata io, ma nel caso anche non dovesse andare, non dovesse succedere nulla, ci sta, va bene, ma non, cioè, non è necessario che io mi accoppi per forza, perché sto proprio bene così, credo di averlo ripetuto 10.000 volte. Vabbè, basta. Era proprio solo per cercare di spiegarvi che non c'è da preoccuparsi e sto bene, sono comunque innamorata. E in generale sapete che io sono innamorata dell'amore, quindi per quanto mi possa far star male, boh, è comunque una bella condizione in cui vivere. E poi ci tenevo anche a tranquillizzare tutte le persone che magari cioè comunque si dispiacciono perché mi vedono da sola. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, io sto benone. L'unica cosa oggi, appunto, ho tutti questi dolori che mi stanno un po' rompendo le scatole. Poi, non stando mai male, appena sto male divento super lamentosa. L'altro giorno ho ricevuto questo mega bustone di prodotti nuovi da Deborah e Debbie. E oggi voglio, adesso che devo prepararmi, voglio provarne qualcuno. Aspettate che cerco di farveli vedere alla belle meglio. Ho due cose di queste che voglio provare assolutamente oggi. Questo qui, che è un balsamo labbra fatto tipo Lios, quindi è un balsamo idratante, però con questa forma un po' a ovetto. Poi voglio provare questo qui, che è praticamente un profumo solido. Non ho mai provato un profumo solido in vita mia. E poi mi hanno mandato, no, questa fa troppo ridere, mi hanno mandato praticamente questo qui,
che è un profumo al melograno. E il giorno che l'ho ricevuto ne ho combinata come al solito una delle mie, perché volevo a tutti i costi annusarlo e provarlo e ho pensato di svitare il tappo, mi è caduto tutto, praticamente infatti ce n'è già metà confezione perché tutto il resto è sparso sul mio letto e sui vestiti che avevo quel giorno. Non so cosa mi è venuto in mente di svitarlo quando è un profumo ed era ovvio che si togliesse il tappino. Però ero convinta in quel momento che fosse uno di quei profumi roll-on, quindi l'ho preso e l'ho aperto in quel modo, non vi dico il disastro. Alla fine ho deciso di vestirmi esattamente come ieri sera perché questo maglioncino mi ha salvato la vita e poi l'avevo tenuto su tipo 2 ore, quindi posso sopportare di tenerlo altre 3 ore. Adesso prendo la giacca, che il mio Colmar mi salverà la vita anche questa volta, borsa. E ho fatto un disastro e direi che possiamo andare, così magari arrivo là un pochettino prima e riesco a farvi vedere almeno un pochettino la parte dove ci sono i libri, eccetera, perché in realtà io poi non starò nella parte dove ci sono i librai, ma starò dove ci sono gli autori che presentano i libri e quindi appunto non riuscirei a farvela vedere se arrivo tardi. E invece se arrivo un attimino prima riesco a farvi vedere anche quello che ci tengo perché è molto carina come cosa. Ho dovuto anche farmi la coda perché c'è un vento incredibile, però in tante mi avete detto che vi piace come mi sta, quindi alla fine la sto facendo più spesso del solito perché quando mi dite una cosa io l'ascolto tantissimo. Vento assurdo, spero che si senta qualcosa. Sono arrivata in anticipo di più di mezz'ora, sono incredibile io. Non riesco mai a calcolare i tempi, col fatto che ho paura di arrivare in ritardo arrivo sempre troppo presto. È pienissimo di gente, quindi aspetto ancora un po', se mai vi faccio vedere dopo perché c'è veramente tantissima gente, col fatto che c'è brutto tempo, sono tutti qua. Sono arrivata ora, alla fine mi sono fermata da Aosta a mangiare qualcosina insieme agli altri e adesso finalmente casa. In realtà è ancora prestissimo, sono solo le 9, però non avevo voglia di stare in giro, domani comunque alle 6:30 suona la sveglia e si va a lavorare. È stato anche stancante stare tutto il tempo in piedi, ma io so che le ragazze che stanno per lavoro in piedi hanno un metodo, me l'hanno anche raccontato sotto un vecchio vlog in cui l'avevo chiesto. E sappiate che ogni volta che devo stare in piedi vi invidio un sacco perché siete bravissime. La presentazione del libro è stata molto bella, poi vabbè, era Gervasio, quindi era abbastanza ovvio che sarebbe andata bene, infatti sono stata contentissima di essere in turno oggi. E in realtà voglio tantissimo che arrivi martedì, perché praticamente ci sarà Stefano Callegaro, che è il vincitore di Masterchef, il discussissimo, no, discutissimo, come si dice? Discussissimo, vabbè. Quello che è stato super discusso vincitore di Ma il super discusso vincitore di Masterchef, così secondo me era meglio, si capiva di più. E quindi non vedo l'ora di conoscerlo. In realtà io tenevo per Nicolò, però diciamo che loro due erano quelli che anch'io avrei portato in finale, mi piacevano entrambi. Mi è dispiaciuto che non abbia vinto Nicolò, ma allo stesso tempo non era uno di quelli che dici no, ha vinto lui, che nervoso, non mi sono arrabbiata, ci stava come vittoria. E lui ci sarà appunto martedì, sto guardando il programmino, ci sarà martedì alle... Ormai praticamente mi trasferirò lì, se volete trovare Chiara venite al Festival della Parola ad Aosta, alle 18, presenta il libro Alla ricerca del gusto e non vedo l'ora. Questa gatta sono sere che viene qui a fissarsi con Nio, ma poi quando cerco di farli avvicinare scappa e va giù, vedete, è andata giù dalle scale. Ciao piccolina, guarda che c'è Nio qui che ti aspetta. Modalità pigiamino attivata, ora devo semplicemente solo struccarmi, quindi è una gran conquista. È che sono stata al telefono fino adesso con la mia amica e tentavo con una mano di struccarmi un occhio, poi non riuscivo, ho detto vabbè, lasciamo perdere, lo facciamo dopo. Però nel frattempo sono riuscita a togliere la maglia, a slegare i capelli, a mettere il pigiama. Vabbè, sono sempre delle scene comiche quando sono al telefono perché non riesco a stare lì ferma e fare solo quello, faccio altre 8.000 cose. Mi raccomando, ricordatevi di farmi sapere se vi può interessare o vi può sembrare carina l'idea di fare dei pezzettini di vlog e metterli tutti insieme in un unico vlog della settimana. Beh, a parte il weekend che poi ovviamente vloggerò, però appunto fatemi sapere così da domani tipo accendo la videocamera e poi seleziono in base a cosa succede nella settimana che cosa mettere insieme. Mi sembra un'idea carina, però ditemelo voi. Io vi do la buonanotte e ci vediamo prestissimo. Buonanotte!